Buon pomeriggio, io sono Emilio Frattaroli di AV Magazine e sono qui in duplice veste. Mi sono occupato della calibrazione del proiettore, essendo il massimo esperto interplanetario in videoproiezione e anche per intrattenervi e per presentarvi il sistema. Questo è un impianto allestito in collaborazione con Audio Quality, un punto vendita con sede a Bologna, ma anche una showroom qui a Milano 2. E poi c'è Audiogamma, che è il distributore delle meraviglie che sono qui, che utilizziamo, che adesso vi descriverò in breve. Audio Quality è un punto vendita che è specializzato nella progettazione e nella realizzazione anche di sistemi home cinema di qualità. La parte audio è qui ben descritta, il cuore del sistema è il Trinov Altitude, che è la Rolls Royce dei predecoder multicanale. Poi abbiamo una batteria di amplificatori Musical Fidelity, abbiamo ben due amplificatori multicanale, 5 canali, 250 watt per canale, DM6, che vengono utilizzati per i surround e surround back uno e per i 4 Atmos l'altro, e poi abbiamo i tre finali M8S da 700 watt per ognuno, per i tre canali principali, centrale, left e right. I soli sono Berlisten, un brand nuovissimo che è nato veramente da pochissimo e che è distribuito da Audiogamma solo a partire da quest'anno, ed è però già ricevuto numerosi premi internazionali, anche due premi ESA, ed è molto interessante. Davanti abbiamo la serie top, la serie S, abbiamo l'S7C come centrale, S7T left e right, poi abbiamo la serie R invece come surround e surround back, e tutte sono caratterizzate da unità medio-alti con un tweeter e un doppio midrange da 28 mm appena. Molto interessante, vi segnalo il mese prossimo la recensione di Gian Piero Matarazzo su Audio Review, che testerà il bookshelf però con questa unità medio-alti molto particolare. Poi abbiamo 4 canali Atmos che sono da installazione in wall, sempre per liste, e 3 sub, 3 mostriciattoli, i D212S, sono circa 70 kg per sub, con un doppio woofer push-pull 30 cm, un'escursione di 6 cm, 30 mm più o meno 30 mm, con un DSP molto sofisticato dentro, ma che non viene utilizzato, fa tutto il Trinov. Ce ne sono 3 perché? Perché i due, la loro emissione diretta più quella che ti ritorna dall'ambiente, creava un buchetto a 35-40 Hz. E quindi dietro consiglio di Roberto Gamba, che si è occupato della calibrazione, abbiamo messo un terzo sub che è lì laterale, sempre un D212, per andare a colmare proprio quel buchino a 35 Hz. La parte audio invece è molto semplice, la parte video scusate, è molto semplice, c'è un lettore Blu-ray Revon RX200, che però non utilizzeremo, è anche un lettore Super Audio CD, perché ci siamo concentrati sull'audio multicanale e per praticità utilizzeremo delle clip già suddivise che manderemo in play con lo Zidu Z9X, che è un media player cinese molto interessante. Poi c'è il videoproiettore, che non è purtroppo quello che sta lì, il Blackwing 2L, bensì è il modello di fascia ancora più alta, il Blackwing Elite. Cineverso, che il produttore, non è un segreto, compra i proiettori da JVC e diciamo, con componenti selezionati fa anche un fine tuning, e questo è l'omologo dell'NZ9 top di gamma di JVC, ma qui quello che ho visto è sensazionale. Non ci sono i classici 4 angoli più luminosi come nei proiettori JVC, l'uniformità è perfetta e la linearità è così straordinaria che mi ha consentito di raggiungere prestazioni soprattutto sui colori mai viste prima nella storia della videoproiezione. Non sto scherzando, sto parlando seriamente, poi pubblicherò su AV Magazine un approfondimento su questo proiettore. Questo è il risultato dei colori, la carta greda, un delta e medio di 0,8 non si ricorda mai, ma soprattutto la cosa che stupisce di più è l'errore massimo, che è sotto 2, appena 1,49. Questa invece è la scala di Grigi, una spada in HDR con il delta E che vede lì in alto a sinistra, anche quello estremamente contenuto. Lo schermo che stiamo utilizzando è un Darkstar 9 da 3,5 metri di base, uno schermo ad alto contrasto con un gain di 0,8 che assorbe la luce ambiente e tenta di riflettere solo quella che arriva dal proiettore, con apprezzabili risultati, noi però lo vedremo al buio. Qui ho raggiunto 75 candele sul metro quadrato come livello del bianco. Nell'altra sala di audio quality, quella che sta nella sala Pirellone, dove c'è lo stesso identico schermo da 3,5 metri di base, lì c'è un proiettore Sony un po' più potente come livello di luminosità e si raggiungono quasi le 100 candele.
quindi abbiamo di meno 75, ma abbiamo un rapporto di contrasto più che doppio rispetto all'altra sala. Lascio a voi il compito di giudicare il risultato. Adesso partiamo con la demo e prima vi farò ascoltare dei clip musicali, iniziando dal meraviglioso Blu-ray di Eric Clapton in 4K in HDR con audio in multicanale, in questo caso in Dolby Atmos. Vi anticipo che il volume medio sarà abbastanza sostenuto per tutti i sentimenti della demo. Inizierò pian piano e la posizione migliore è quella centrale in terza fila. Più vi avvicinate alle pareti e più c'è un aumento in gamma bassa, e chi sta in prima fila sicuramente avrà circa 3 dB in più rispetto all'ultima fila. Nobody's waiting by your side. You've been running, hiding much too long. You know it's just your foolish pride, Layla. You got me on my knees, Layla, begging, darling, please, Layla. Darling, won't you ease my way? Tried to give you consolation, ran your old man and let you down. Like a fool, I fell in love with you. You turned my whole world upside down, Layla. You got me on my knees, Layla. I'm begging, darling, please, Layla. Darling, won't you ease my way? The best of this situation. Vediamo soprattutto col volume. Ok? Molto bene. Adesso salvo un pochino, non troppo. Con un live. Qui eravamo un live di studio molto intimo, qui invece andiamo un live vero, rock, dal Blu-ray di A Star Is Born, anche qui 4K, HDR e Dolby Atmos. Molto divertente. I'm going to sing an original song. Thank you. Letters on the sky, burning in your eyes. You look at me, babe, I want to catch on fire. It's buried in my soul. California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up and I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun lovers in the night, boats trying to ride. We don't know how to rhyme, but damn, we try. All I really know, you're where I wanna go.
Centrale soprattutto per i due left e right. Invece in quest'altra clip da Sing, anche qui c'è un live, concerto live, e qui il volume è lo stesso, però la dinamica aumenta leggermente, e questo mi consente anche di sottolineare, se non ve ne foste ancora accorti, la maestosità di questo canale centrale per Listen. Vi metto lo stesso volume. I have climbed the highest mountains, I have run through the fields only to be with you, only to be with you. But I still haven't found what I'm looking for. But I still haven't found what I'm looking for. But I still haven't found what I'm looking for. Siamo ore centrali di una giornata d'estate, quindi il film è molto luminoso, molto colorato, una color correction molto calda, però qui la cosa più interessante è il montaggio audio, veramente molto divertente. Vi lascio giusto due note: quando un certo punto si ferma in piazza sentite delle campane dietro, poi avvolgervi e poi davanti, perché c'è un piano sequenza con una camera che arretra, e poi bellissimo anche il montaggio quando vengono investiti dai proiettili che sono dentro l'abitacolo. Thank you.
C'è una cosa che devo dirti. Ci avrei scommesso. Tempo è veramente poco, eh? Allora vi faccio ascoltare anche un pezzettino da Maverick, un altro bel mix audio, preso l'Oscar se non sbaglio, sì. Sugli effetti, non sul montaggio. E questo è l'inizio. Qui per giusto come nota il video è in HDR 10 Plus. Il proiettore è anche compatibile con questo tipo di contenuti con i metadati dinamici. Se ce la facciamo, sì. Lo sai che ti succede se vai fino in fondo? So che succede a tutti voi se non ci vado. Darkstar pronto per il decollo. Attenzione. Via al decollo. Accensione motori. Motori, via. Termica, via. Carburante, via. Circuiti, via. Superfici di controllo, via. Darkstar, controllo, autorizzati al decollo. Coraggio, tesoro. Un'ultima corsa. Sensazionale di tutti è
The Batman. The Batman, se voi vedete su Google The Batman e AV Magazine, potete leggere la nostra direzione in cui lo sverniciamo dal punto di vista video, perché sembra un DVD fatto male, sfocato, senza risoluzione, livello nero troppo elevato, compressione della gamma dinamica, l'hanno massacrato. Ma il mix audio, cioè non c'è Oscar sul montaggio audio più meritato di questo. Sentite come cambia volume, timbrica e scena quando inquadrano la Batman.